Molti che stanno iniziando a far trading, oppure chi comunque lo sta già facendo da un po', quando ci avviciniamo a questo periodo estivo, viene sempre la domanda ricorrente se sia il caso di mettere i remi in barca e proiettarsi direttamente a settembre o se questo sia un momento diciamo proficuo per fare trading. La risposta è che l'unico mese che è diciamo leggermente diverso è il mese d'agosto. Per quanto riguarda invece i mesi di giugno e di luglio non c'è nessunissimo problema, il mercato è tale quale e ha i suoi cicli di volatilità come al solito. Agosto è un mese particolare, ma non per questo peggiore, anzi c'è molta volatilità, servono meno soldi per spostare i prezzi perché gli istituzionali diciamo hanno un'attività quantomeno ridotta e questo permette al prezzo di essere molto reattivo, quindi diciamo che il prezzo si sposta velocemente. Ad esempio la nostra operatività sui livelli di supporto e resistenza che abbiamo nel breve termine trova giovamento da questo innalzamento della volatilità, perché il prezzo rimbalza molto velocemente e ci fa stare nelle posizioni per poco tempo sostanzialmente. Certo, per quanto riguarda la stabilità dei trend di medio lungo periodo, ci potrebbe essere nei mesi d'agosto un rumore dei ripensamenti per cui quei trend non si vanno a sviluppare in maniera corretta e possono fregarci. Quindi se vogliamo potrei dire che il mese d'agosto è più adatto ad un'operatività di breve periodo che in realtà risulta anche più performante rispetto alla media dell'anno. Un caro saluto da tutto il team di Professione Forex, quindi condividi il video se ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale YouTube se ancora non l'hai fatto, ma soprattutto visita il nostro sito per capire come puoi diciamo farti trovare in forma per quanto riguarda il trading e iniziare a studiarlo con noi e diventare performante prima della fine dell'estate. Ciao e a presto!